Non siamo noi a chiedere che i simboli del Natale siano rimossi, anzi è giusto celebrare la tradizione con canti, recite e presepi, a dirlo la giovane Inta Libi, musulmana che era a fianco del sindaco Bitonci nella fiaccolata in solidarietà delle vittime di Parigi e contro il terrorismo. Non è mai stato un problema mosso dai musulmani italiani, è sempre stata una questione mossa da altre parti della società italiana, ma non dai musulmani, perché noi come musulmani assolutamente non può dar fastidio né i simboli non possono dare fastidio, né tantomeno le festività, che tra l'altro la religione musulmana tutela anche i cristiani in paesi non cattolici, quindi in paesi musulmani. Ind racconta che l'anno scorso la TV nazionale marocchina trasmise la messa di Natale nonostante i cristiani nel suo paese siano circa l'1% della popolazione. Quest'anno poi la nascita del profeta Mohammed coincide con il giorno della vigilia di Natale, spiega Ind, che aggiunge come Cristo e la Madonna siano due figure rispettate dagli islamici. La polemica sul crocifisso è sempre assurda e mi fa spesso ridere e a volte arrabbiare, perché si attribuisce ai musulmani qualcosa che non li riguarda. Noi il crocifisso siamo abituati a vederlo perché in Marocco, ripeto, ci sono le ultime statistiche, parlano di circa 25.000 persone di fede cristiana e abbiamo 63 chiese più monasteri. È la parte laica italiana a chiedere la rimozione dei simboli. Noi da credenti li rispettiamo, conclude Ind, che svela come lei stessa abbia partecipato da piccola alle recite di Natale a scuola. Io credo fortemente nel rispetto dell'altro, cioè le recite di Natale le ho fatte pure io, facevano fare sempre la pastorella, però le ho fatte pure io, facevo a scuola il presepe e non è mai stato, non l'ho mai sentita come una questione, come una cosa offensiva, anzi era un bel momento da condividere tutti insieme.